Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Ma dove siamo? Siamo a Treviso oggi. Oggi vi portiamo una giornata a Treviso. Adesso vi facciamo vedere un po' la città e poi andiamo a mangiare una trattoria tipica di Treviso. Non vedo l'ora, vi lascio al narratore che è più bravo di me, che sono io. A favore. Per iniziare la giornata faremo un giro su questo fantastico trenino turistico. Il biglietto è costato solo 3 euro, quindi abbiamo preso subito al balzo l'occasione e siamo saliti. Mentre attraversiamo le strade principali vi racconterò brevemente per cosa è famosa Treviso. Questa città è caratterizzata dai suoi canali, dai mulini e dall'architettura affascinante. Scendiamo dal trenino e continuiamo la nostra visita a piedi. I mulini di questa città sono un simbolo di tradizione e storia. Proprio di fronte a noi, il fiume che ha visto passare secoli di storie affascinanti. Ora ci addentreremo nel cuore di Treviso, esplorando i luoghi più emblematici di questa città. Ma ragazzi, ora basta visitare, è giunto il momento di mangiare. Abbiamo scelto il famoso ristorante da Pino, con quasi 3.000 recensioni su TripAdvisor. Ragazzi, siamo entrati, adesso scegliamo il menù. Ragazzi, io ho preso radicchio e casatella, che è un formaggio, la casatella. E Dani ha preso le tagliatelle con radicchio di Treviso e pancetta. Deve essere buona anche quella. Poi ovviamente prendiamo il tiramisù, che è la tradizione qua. A lui è già arrivato, adesso l'assaggia. Vediamo cosa dice. È finissima. Buona, è strafine, cioè è finissima, mai visto una pizza così, me l'hai rubata. Ragazzi, io ho quasi finito la pizza e adesso gli sono arrivate le tagliatelle. Questa è quella che usa mia mamma per fare la torta salata. Stai facendo il video. Ho assaggiato anche la sua pasta lì, la sua tagliatella. Buona, però mi piace di più la mia pizza. Ragazzi, abbiamo praticamente finito. Adesso prendiamo due dolci, un tiramisù per rispettare la tradizione e una cheesecake perché mi piace tanto. Ragazzi, è arrivato il tiramisù e la cheesecake. Ovviamente l'ho data a lei per non fare brutta figura, ma le mangerò tutte e due io. Francia è un ciccione, raga, cioè. Dai, mangia. Non pensavo dall'aspetto, ma è molto buona. Mi dai da assaggiare? Sì, dai. Cheesecake molto buona, passiamo al tiramisù. Buono, però più buona la cheesecake. Ragazzi, il cacao in polvere. Ragazzi, abbiamo finito, ci vediamo direttamente fuori per indovinare il prezzo e le considerazioni finali. Ragazzi, siamo appena usciti, io sono un po' rimbambito perché ho sentito il prezzo. Strano, quindi eh? Sono 43 euro, 21 euro a testa. Sì, boh. Ci sta, dai, un po' sopra la norma, ma sì, siamo in centro qua, poi è un bel ristorante, sinceramente. Quindi facciamo le considerazioni finali, la pizza è veramente buona, darei un bel 8,5. E la mia tagliatella un 8,5 anch'io, sì. E invece il dolce, molto buono, la cheesecake, un bel 7 più. E mentre il tiramisù non mi è piaciuto molto perché era tanto pieno di cacao, quindi un brutto 6 meno, dai. No, io la cheesecake do un 8, mentre il tiramisù non l'ho assaggiato, quindi non gli da niente. Ragazzi, il video finisce qui, vi abbiamo fatto vedere un po' Trieste, sì. Treviso, volevo dire. Un anno fa esatto eravamo a Trieste, sì, in questo Trieste. Giorno. Sì, volevo dire, siamo stati a mangiare, vi abbiamo fatto vedere un po' di cose, quindi il video finisce qua. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao! Commentate qui sotto con quale città volete che andiamo a visitare la prossima volta.